che non è né un accordo né una transazione. La transazione è quando tu manderai 10 o 20, ci mettiamo d'accordo che invece di 10 o 20 tu manderai 8, dico per dire. L'accordo è più o meno una, insomma, una cosa. Noi abbiamo fatto una conciliazione giudiziale. La conciliazione giudiziale è un istituto previsto dalla norma che consente al contribuente di mettersi a posto con il fisco, dilazionando in 4 anni, quindi in 48 mesi, rate trimestrali, 16 rate trimestrali, 48 mesi, usufruendo di un abbattimento parziale sugli interessi e sulle sanzioni. Cioè, voglio essere chiaro, l'Interconto non ha avuto un centesimo di sconto su quello che doveva pagare. Anzi, dei 14 milioni e rotti che ci dovrà pagare, 14 milioni e mezzo, 11 milioni, poco più di 11 milioni, era l'importo relativo ai tributi non versati. Altri 3 milioni sono relativi agli interessi e sanzioni ridotti come per legge. Difatti, non a caso credo che ci sarà stato anche un giudicato da parte degli organi, diciamo, che ispezionano. Cioè, noi non abbiamo fatto nessun accordo, nessuna transazione. Cioè, l'Interporto ci sta pagando fino all'ultimo centesimo di quello che doveva, con relativi interessi e sanzioni. Cioè, allora perché si fa la conciliazione giudiziale? Perché con la conciliazione, invece di pagare 10 termini di sanzione, tu paghi 6, paghi 5. Però la quota dei tributi non è stata proprio presa in considerazione.